Bentrovati come sempre per il nostro momento dedicato alla medicina è tornato a trovarci il professore Franco Bonaguro, virologo oncologo, direttore della WOC di Biologia Molecolare e di Oncogenesi Virale. Professore, grazie di aver mantenuto la promessa e di essere buonasera. tornato qua. Era pieno di impegni e di partenza per l'estero, adesso faremo un po' di la, uh, il punto della situazione su un argomento di cui si sono occupati in questi ultimi giorni tutti i mass media. Mi rivolgo a quel bambino che è morto per una banana le otite perché è curato con l'omeopatia noi non vogliamo demonizzare nessuno ma vogliamo solo fare chiarezza perché tanta gente si rivolge a questo tipo di medicine all'omeopatia e, e, e quindi è bene eh, con lei fare un po' chiarezza il, il meccanismo ecco, di azione dell'omeopatia è molto diversa da quello dell'allopatia la medicina tradizionale diciamo un po' come funziona un po' il principio um. dei vaccini mi spiegava lei no? Cioè il principio della omeopatia, cioè della terapia con lo stesso agente eziologico, in effetti era stato introdotto perché si riteneva, ad esempio, che per diventare resistente soprattutto. A quegli incidenti che avvenivano a volte in, in casa, cioè quando i familiari o parte dei familiari volevano eliminare eh, qualche uno del, dei potenti e veniva semmai dato un veleno. Quindi ehm, si era pensato che si ci potesse ehm, diventare resistenti esponendosi quotidianamente o periodicamente ad un. Po' di quel di, quel, um, di quel di quella sostanza, di quel veleno. Um, in effetti, se vogliamo un po' i vaccini ricordano questa storia, cioè il fatto di somministrare una piccola quantità. Ovviamente, nei vaccini moderni la situazione era cambiata, cioè bisognava inattivarlo, attenuarlo. Oggi attualmente sono subunità, quindi non si tratta più del patogeno in quanto tale, ma di una piccolissima componente, eh, ma fondamentalmente ricorda molto insomma, cioè il fatto di combattere una patologia con la patologia stessa. Ehm, certamente una parte del, dell'omeopatia ancora è ricordata da quelli che sono i trattamenti per um, ridurre le allergie, quindi il fatto di somministrare piccole dosi dell'allergene in maniera tale da indurre una specie di, di resistenza indotta. Um, però um, quando viene utilizzata per patologie Infettive, allora potrebbe, Anche la fase acuta. potrebbe essere sbagliato. Anzi, fondamentalmente il fatto di utilizzare, che ne so io, per le otiti si utilizzano dei trattamenti storici più che omeopatici, cioè nel senso del pannolino caldo oppure eh, di, di sostanze. I cataplasmi di un tempo. Ma questo sembra in una fase iniziale. Perché una fase poi iniziale, stupio, ovviamente, questa branca della scienza biomedica, l'omeopatia non va più bene. Non, non è sicuramente il modo la di soluzione. trattare, anche perché un bambino che muore, ehm, chiaramente in una fase acuta. Questa non era più un'otite. C'erano degli ascessi sì, sì, che avevano la... interessato altri organi, quindi non è sicuramente una fase iniziale di un'otite. Uh, quindi forse va bene, ma in una fase molto iniziale e direi più che una terapia tradizionale, convenzionale, piuttosto che perché omeopatia, perché l'omeopatia era, un, come ho detto all'inizio, era dedicata a delle cose ben specifiche. Era, fa... era un poco come Cianuro e Vecchi Merletti esatto, quando esatto. si dava un po' di... Per abituarsi ecco. e diventare poi immuni. Ecco, ma l'omeopatia che tipo di malattie, di patologie può curare? Quando va bene? Perché molti la usano e si trovano bene. Si possono usare per patologie, ripeto, intolleranze oppure delle forme di allergie. Eh, patologie croniche come possono essere quelle, eh, diciamo, coliti, cioè, di, patologie che sono prevalentemente da intolleranze e che possono risolversi in altro modo, eh, attraverso antistamidici. Quindi la, quella, la terapia eh, convenzionale sarebbe eh, leggermente diversa. Insomma. Ma si può usare contemporaneamente un farmaco omeopatico e uno allopatico? Certo. Quando, Inizialmente non era così, adesso mi pare che c'è un'apertura in questo senso. Sì, caso. nel senso che si, si è visto che quel, se l'omeopatica è soltanto di supporto non, non, non va male, insomma, è come eh, prescrivere a fianco all'utilizzo dei farmaci anche semmai un una terapia dietetica ben precisa, quindi può essere introdotto anche in certo. maniera complementare qualche... Prof, molti si rivolgono anche a queste terapie orientali, è una moda o, anche, o hanno la loro funzione, la loro incidenza? Um, chiaramente io in maniera molto schematica, non sono un esperto di questo, ma in maniera molto schematica, quindi penso che si possa dividere quella che è la la farmacologia di tipo, diciamo, um, quella che chiamiamo orientale, che poi per tanti anni era la nostra farmacologia, cioè l'utilizzo vale di erbe, l'utilizzo di, di estratti di valeriana, piuttosto che, uh, cioè era l'utilizzo di, um, di sostanze um, Natural. eh, che, naturali. E la, il cui problema quindi, era quello, chiaramente che noi non conosciamo bene la dose, la dose è variabile: cioè nel senso che eh, se noi facciamo una tazza di tè o, o una, una tazzina di caffè, noi chiaramente dipende da quanto concentrato è, quanto lo diluiamo. Quindi, eh, una farmacia, una farmacologia basata su prodotti naturali è, è sempre abbastanza approssimata perché non sappiamo della presenza del, di quella sostanza che noi vogliamo, del principio attivo, soprattutto della sua concentrazione e della sua eh, assorbimento, anche perché anche noi abbiamo problemi eh, con i nostri farmaci nell'assunzione eh, enterale, quindi c'è cioè delle compresse. Che chiaramente se quell'individuo in quel momento ha eh, vomita per esempio chiaramente non avrà funzione certo. perché non, non viene assunto quindi il fatto che noi dobbiamo utilizzare eh, abbiamo affiancato a quelli che sono introdotti per via gastrica anche quelli per uso parenterale cioè intramuscolare, endovena, sottocutanea e sei, è per aumentare o migliorare o regolarne L'assorbimento che certo. altrimenti non sarebbe. E dell'agopuntura? Che possiamo dire? Questo funziona soprattutto? E come anti, Certamente anti funziona come, come antidolorifico. Sicuramente funziona, per esempio, nel parto, un parto naturale con agopuntura. Quindi unisce le due componenti, le due componenti positive dei de, 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 de due approcci, cioè, da un lato abbiamo un parto naturale che permette alla donna di eh, alzarsi subito, e, dopo. subito dopo, e dall'altro lato di, 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 di avere un parto senza dolore, insomma. Eh, per cui, eh, Rispetto diciamo, al cesario, in cui ci sono una serie di, di complicanze, è comunque con... un intervento chirurgico. È... E rende e indebolisce chiaramente l'utero, cioè nel senso certo. che viene... Eh, viene tagliato, e quindi generalmente, dopo un parto cesario, si consiglia di avere un altro parto cesario per evitare che possa rompersi, perché certo. chiaramente nella fase di degli... contrazione potrebbe potrebbe certo, esserci anche altri problemi io ritornerei eh, al nostro caso di cronaca insomma per, per, per chiudere questo argomento se avessero usato quindi dei banali antibiotici, dei normali antibiotici la cosa si sarebbe risolta? sì, la cosa che o che eravamo forse è, in uno stato già è avanzato strano, no, molto probabilmente utilizzando delle tecniche di medicina è Molto strano è come quando uno vede eh, per strada, per esempio, ancora oggi insomma, eh, mendicanti quando abbiamo messo tanti eh, sistemi per supportare le persone disagiate. Uno non si rende conto bene se il motivo è che queste persone non si rivolgono o insomma, come mai non sono raggiunte certo. dal nostro welfare? Perché sembra quasi incredibile. Eh, anche qui sembra con tutto questo sistema sanitario eh, pronto soccorso eh, guardia medica insomma e chi più ne ha più ce ne mette poi periodicamente succede che eh, alcuni genitori eh, non si rendono conto della gravità o si affidano a persone Maldestre, insomma, che, che quel che è. un grande gesto d'amore, però quello dei genitori che hanno adorato gli organi al loro bambino che continuerà a vivere in altri bambini. Io eh, vi ricordo che la scorsa volta che ho intervistato il professore eravamo al Playoff, un'altra struttura dove spesso, che spesso ci ospita, e eh, parlavamo allora del premio Pascale, che è un premio. Che viene dato ogni anno, vengono premiati tre giovani ricercatori che si sono distinti nel campo della ricerca biomedica. E lei era in partenza per Tel Aviv, è tornato da Tel Aviv, dove c'era lì un altro premio, il premio Dan David, vero? Sì. E, e vorrei che lei ci parlasse un po' di questo premio, chi erano i fruitori, dopo magari faremo vedere anche le immagini. Questo premio a chi è fruitori? È un'iniziativa un che è iniziata nel 2002, è stato fondato nel 2001. Dan David è il nome del del fondatore, del fondatore. Una, un ebreo rumeno che è una storia che ha dell'incredibile perché fondamentalmente era un fotografo da strada che poi venuto nel mondo occidentale a un certo punto si rende conto delle macchinette automatiche per il formato tessera e capisce che quella è una realtà del futuro, ovviamente stiamo parlando paese. degli anni 40, degli anni 50, e quindi da quel momento comincia quindi ad acquisire i diritti del, per, queste, per queste macchinette e diventa una delle persone più ricche al mondo. Um, Rimane in Italia perché la sua vita è in Italia, la moglie Gabriella è italiana, il figlio Ariel è nato a Roma. E lui parla italiano. E lui parla italiano. Nel, nel filmato, perché è morto ormai, ma nel filmato introduttivo del premio Dan David, lui parla in italiano in, in Israele, a Tel Aviv. Ovviamente ci sono molte autorità, comprese quindi il console italiano in Israele. Um, ma è, è, è di un. insomma sto fatto di motivare di, di, la, la, il suo popolo, la sua popolazione, questa popolazione maltrattata, bistrattata. Con, nel corso degli anni, soprattutto nel, per gli episodi del XX secolo, però riesce quindi ancora ad esprimere una forte eh, promozione del, dell'umanità, dei valori dell'humanitas, quindi della cultura e, eh, il premio è di un milione di euro Lei per ciascuna che quando, branca so, chiedo scusa, alla sua so morte sono stati stanziati quanto? 100, milioni, sì, 100, 100 milioni, milioni di euro? sì, erano 100 milioni di euro e poi vengono ogni anno scaglionati utilizzati, e utilizzati in, in che modo? sono, pare, sono tre, tre branche, tre branche. ogni anno cambiano chiaramente? Uh, anno. il, il tema è passato, presente e futuro Cambia un po'. Però, per il passato generalmente archeologia, paleontologia. Il presente ha una grossa componente di letteratura. Eh, anche questo, uno dei premiati era una veniva da una, da una famiglia analfabeta, lei stessa analfabeta fino all'età adolescenziale avanzata, e poi ha cominciato a scrivere. Quindi è e soprattutto ci sono alcuni ebrei premiati, ma non la maggior parte, quindi è proprio un premio rivolto all'uomo in quanto tale, a quelle che sono le manifestazioni e attività più alte. E poi quello del futuro è in generale per le scienze, quest'anno era per l'astrofisica, ma in generale per, per biologia, medicina e l'anno prossimo sarà per le nuove bioterapie Bene. quindi molto molto interessante Adesso in partenza ancora o resta un po' qui con noi? Uh, per ora rimaniamo qui Per ora resta qua con me e i Damiani io okay. la ringrazio ancora una volta della sua disponibilità ringrazio voi per l'attenzione e alla prossima Buonasera